Ciao a tutti, guardate un po' chi è tornato a trovarmi oggi. Abbiamo Jessica e Oliviero. Oggi andremo a pernottare in tenda. Avete mai dormito in una tenda riscaldata con una stufetta? Voi? No, io no. Tu? Ma tu, Oliviero? Hai qualcosa da dichiarare? Rilascerai dopo le dichiarazioni? Bene. No, nemmeno io. Quindi, nuova esperienza. Proveremo questa tenda della Lux con la stufetta ultra leggera in titanio. Spero che tutto vada bene e che il montaggio sia semplice, ma dovrebbe essere così. Quindi adesso, oggi, un giro semplice proprio per considerare anche eventuali imprevisti. E niente, speriamo di stare al caldo. Dopo vi faccio vedere tutta l'attrezzatura perché ho lo zaino molto pesante, ma in realtà ho dentro parecchi comfort. Sì, abbiamo, è vero, hai ragione. Allora, questo è il luogo del pernotto. Come potrete intuire, è un luogo molto freddo, nonostante sia molto bello, pianeggiante, quindi perfetto per campeggiare. Abbiamo il torrente qua di fianco, quindi potremo prendere l'acqua. Abbiamo legna a volontà, basta farla. Non si vedrà, credo, un raggio di sole, però vabbè, il contesto è molto bello. Abbiamo tutte le montagne della Valle Antrona, cascate ghiacciate. E niente, adesso andremo a montare per prima cosa la tenda. Vi faccio vedere brevemente cosa ho portato con me, cosa c'è nello zaino, cosa sono riuscito a far stare nello zaino. È tutta attrezzatura molto leggera. Sì, praticamente, principalmente è tutto titanio. Vabbè, se vi state domandando perché Oliviero sia lì legato al palo, dopo ve lo spieghiamo. Comunque è tutto normale, non vi preoccupare, Oliviero sta benissimo, non è maltrattato Oliviero. Comunque, allora, questa è la tenda. Come vedete è piccolissima, pesa meno di 2 kg, quindi è davvero molto leggera. Ho portato anche il suo pavimento per avere un comfort maggiore. Qua dentro c'è la stufa in titanio, tutta smontata, è davvero leggerissima, incredibile. Poi ho tutto un corredo di cose, una sedia pieghevole, un tavolino pieghevole, il palo della tenda, che in questo caso ho preferito portare, un po' di peso in più, ma sicuramente più confortevole. Se no potete usare un palo, perché è una tenda tipica, quindi basta un palo di legno. E la tenda sta su, un sacco a pelo, nel mio caso da 0 gradi perché quello invernale l'ho dato a Jessica, un materassino ad aria extra, ovviamente perché userò il materassino quello in gomma piuma che isola, quello lì non isola niente, pentolame in titanio, un set di posate e pentolino leggerissimo della BTBQ che dopo vi farò vedere, e per l'appunto la BTBQ, perché se riusciremo faremo anche una grigliatina, guanti, seghetto, insomma un po' di cose. Adesso comunque andiamo a montare subito la tenda. Comunque ci tengo a precisare che è la prima volta che monto questa tenda e soprattutto questa tipologia di tende, le tipiche non ho mai usato prima d'ora. Comunque, allora, questo è il sottopavimento, in realtà è solo metà sottopavimento, mi pare, sì, dovrebbe essere solo metà. E quindi questo io credo che si possa agganciare ai ganci della tenda, in modo da farlo stare più fermo, perché sembrano combaciare, vedete, almeno tutti, quindi io credo che quella sarà okay. In teoria dovrebbe essere una tenda davvero molto semplice da montare. Me lo auguro anche perché sto cominciando a gelare le mani. Ok, quindi adesso dovremmo andare a fissare con qualche picchetto la tenda, in modo da tensionarla e poi mettere il palo. Abbiamo 8 picchetti, mi pare, dovrebbero essere 8 picchetti. Nel momento della verità mettiamo il palo, vediamo se avrò montato
lì nella tenda, mi auguro. Evitare. Allora, il montaggio della tenda devo dire che è risultato molto semplice, quindi è una tenda che si può facilmente montare anche in condizioni di freddo estremo con le mani gelate. È la prima volta che la montavo e è stato comunque rapido. Adesso passiamo alla stufa. Questa è una tenda invernale, quindi ha delle gonne lateralmente, servono per l'appunto per la neve. La neve si accumula tenendo, diciamo, tutto tensionato, credo. Non capisco esattamente se serva per limitare il passaggio d'aria o se sia, in caso di forte nevicata, per tenere tensionata la tenda, evitando forse accumuli laterali che possono magari indebolire la struttura della tenda. Allora, la stufa, pensate che è tutto qua, è veramente pazzesca. E in realtà l'ho provato già a montarla a casa per non trovarmi impreparato oggi, e devo dire che è molto semplice. Questa stufa, la cosa più complicata forse è il montaggio della canna fumaria, che richiede, sarebbe meglio montarla in due persone, perché dopo ve la mostro, ma cioè, pensate che la canna fumaria è questa, è semplicemente un nastro metallico da srotolare. Qui la nostra stufa è praticamente già quasi pronta. Adesso passiamo alla minuteria. Ci vogliono 3-4 barre filettate. Oh, è arrivato Oliviero. Dai Oliviero, che tra un po' ti facciamo stare al caldo, non ti preoccupare. Se no ci dicono che ti maltrattiamo, per l'amor di Dio. Anzi, stasera guarda, ti facciamo mangiare, mangi tu e noi stiamo a digiuno. Noi mangiamo i croccantini e tu mangi il nostro cibo. Ok, allora. No, è piccolina. Ok, diciamo che così adesso stringiamo un po' la minuteria, poi praticamente monteremo anche questo ulteriore pettino sotto, per una questione di stabilità, di sicurezza, mettiamola così, e poi applicheremo la canna fumaria. Ad applicare questa patch, che servirà per tenere ferma la canna fumaria e per evitare ovviamente di far prendere fuoco alla tenda. Ok, adesso procediamo con il montaggio della canna fumaria. Adesso mi farò aiutare da Jessica, perché questa qui è la canna fumaria, ed è un sistema veramente strano, perché per far sì che la stufa fosse più leggera possibile, la canna fumaria non è nient'altro che un foglio di lamiera
che va arrotolato. Quindi Jessica, tu prendi l'altro lato, tendila, che sono più o meno tutti distribuiti. Vediamo se, aspetta, se riusciamo magari ancora. Non posso vedere dove ha arrotolato io, dove ha arrotolato tu. Quello può stare da sopra. Ok, momento della verità. Bruceremo tutti e tre all'interno della tenda durante l'accensione della stufa o funzionerà tutto come si spera? Vedremo. Sono sempre mezzo cazzo.
ammettere che fa veramente molto freddo, dopo vi dirò la temperatura precisa. Comunque anche fare le riprese devo dire che è abbastanza problematico con le mani così ghiacciate. Quindi a breve mi sposterò all'interno della tenda. Adesso faccio ancora un po' di legna perché avevamo intenzione di grigliare qualcosa. La stufetta comunque fa il suo dovere, la tenda è effettivamente calda, c'è una bella differenza tra il fuori e dentro. Adesso prepariamo un po' caldo così ci scaldiamo. Il collo della borraccia è già ghiacciato, quindi siamo già sotto zero ampiamente. Eccoci qua all'interno, chiediamo a Jessica e ad Oliviero soprattutto. Sta dormendo, o c'è il monossido e stiamo morendo e Oliviero è come l'uccellino per i minatori. Oliviero, com'è Jessica allora? Comfort? Sì, buono? Sì. Ah, poi vi volevo anche dire che durante queste riprese nessun animale è stato maltrattato, quindi siccome nell'ultimo video con Oliviero la gente si preoccupava delle sue zampine, che non aveva le scarpette, che abbiamo mangiato prima noi di lui, quando oltretutto non è vero perché aveva mangiato prima lui, Oliviero, allora stasera vi faremo vedere che mangia prima di noi, ecco. Oliviero, poi tu hai qualcosa da dire? Ah, e poi, aspetta, com'è che era stato definito? Dai, devo dirlo che un iscritto praticamente aveva un iscritto, uno che ha guardato il video, ha scritto che il cane può essere o brain dead, aveva scritto, cioè che gli è morto il cervello. Che non è il caso di Oliver. O totalmente non addestrato. Allora, intanto Oliver arriva dal canile, giusto Jessica? Sì, cioè, giusto. Quindi specifichiamo che era già un cane rodato, no? Aveva 4 anni, già grosso, modello autobus. Ecco, infatti. E non è che, cioè, quando lo sleghi se ne va, libero e felice. È un po' problematico educare cani che non sono stati educati quando erano piccolini, penso che sia così, no? Penso non che so, sì. Oliviero, non lo so, Oliviero, tu cosa dici, cosa ne pensi tu? Alla braccia? Vediamo c'è qualcosa. Guarda come spinge. La prossima volta buttiamo dentro per riso. Oh, che bel cammino.
Io non andrei troppo per i sottili, piattini, mica piattini, cioè mangiare proprio brutalmente la bistecca così con le mani intere. Ah, ok. E via. È veramente un brutto gesto non riuscire a... Perché ho fatto la cameriera? Ah, ok. Bravo. Ce l'ha il calice, Oliver? Sì, ho il flutto. Perché è un olivier. Ah, giusto. È un olivier. Un sir olivier. Questo non so dove lo piazziamo. Qua davanti, nello stufino. Se riusciamo, tiene la temperatura di servizio. Salute! Salute! Allora, qua prima andate in tenda oltretutto, no? Sì. Potrebbe impazzire Oliver. Mi sbaverà tutto il materassino. Sì, ovunque. No. Oliver, dai. Hai mangiato? Ha mangiato. Ha mangiato. Garantito. Questo è sempre affamato. No! Dai, vieni di qua. No. Di qua. No. No, Oliver, dai. Mangia il pane, Jessica. Sarà un'impresa mangiare con Oliver. Se servisse a qualcosa, no. Dagli un boccone, ma... Quando fanno le cose così super leggere, perché questa è super leggera, non pesa niente. Cioè, per fare le cose super leggere devi proprio arrivare al limite del... Ma e poi è riutilizzabile il foglio lì? Sì, sì, cioè lo ripieghi e lui torna al suo posto. Sì, un sistema, questo è un po' strano, però a fine funzionare funziona, perché funziona. Fumo dentro non ne fa. È il miglior modo per trasportarlo, perché sennò ci sono anche le stufe che hanno il tubo a pezzi che poi tu monti. Tubo. Ma è ingombrante. È ingombrante, eh? Sì. Se ti devi mettere nello zaino tutto quel robo. Cioè, questo qua effettivamente, cioè, ci puoi fare anche delle belle distanze con tutta questa attrezzatura. Questo è il nostro secondo, cioè il primo. Ravioli. Jessica, diamo la colpa a Jessica. Jessica ha voluto fare in brodo. Perché scaldano di più, ma effettivamente hai ragione. Questi sono ravioli che oltretutto sono costati tantissimo e sono ossobuco con risotto alla milanese, cioè roba fortissima, cioè. Raviolo, guardate qui, che bello, meraviglioso, bellissimo. Degustazione. La tua opinione, Jessica, sentiamo un po' di questo raviolo. Qual è? Com'è? Che sensazioni ti lascia? Ma sembra di mangiare il risotto con l'osso buco. Ah, è uguale, no? C'è un po' quel... no. È ciò che deve essere. È molto buono. Non è una finta. No. Non è... Ma sì, è l'opinione di Oliver? L'opinione di Oliver? Oliver si è mangiato... Ci ha rubato il pane a tradimento. Cioè l'ha rubato. Poi ogni morso che facevo alla carne, ovviamente anche lui lo faceva col naso. Quindi mangiava col naso insieme a me. Bene, è giunto il momento di andare a nanna e niente, dovremo fare tipo delle specie di turni o comunque restare in dormiveglia per continuare ad alimentare la stufa tutta notte, perché l'inerzia è veramente minima, quindi appena la stufa si smorza arriva il freddo. La stufa deve rimanere sempre attiva, perché con la stufa accesa effettivamente si sta bene, però fuori ci sono meno 8 gradi e quindi fa abbastanza freddo. Meno 8 gradi. Ah, ride perché ci sono meno 8. Freddissimo. Sì, fa abbastanza freddo.
Buongiorno da me e da Oliviero. Jessica, buongiorno. Salve. Come hai dormito, Oliviero? Oliviero? Cazzo, guarda che burina. Beh, questa stufetta non consuma tantissima legna, come potete vedere, perché ne è avanzata ancora parecchia lì. E non è che abbiamo esagerato col quantitativo di legna fatta, quindi vi scaldate veramente con poca roba. Intervista. Col Allora, vampiro. com'è andata la tua prima notte invernale in tenda? Bene, Bene? nata bene, la stufa ha funzionato, sacco a pelo non mio ha Vabbè. funzionato. Quindi non hai mai avuto freddo? Nì, ma non era colpa No. del sacco a pelo, visto che ha fatto condensa al materassino, perché se non faccio le cose al contrario non Sì, vabbè, Jessica ha sono contenta. usato il materassino lato argentato sulla neve. Giustamente, vabbè, dettagli. Ecco Oliviero che mangia. Così testimoniamo che stai mangiando, Oliviero. Mica che ti prendono per un cane denutrito. Bene, per questo video è tutto. Oliviero, non si danno le spalle, ma quante volte c'è? Educazione, dai, guarda di là. Allora, l'esperienza con la tenda della Lux è stata molto positiva. La tenda, devo dire che credo che sia la tenda migliore mai provata fino ad oggi in termini di leggerezza, qualità costruttiva e comodità, perché è veramente molto comoda e molto ampia e facilissima da montare anche in condizioni di freddo estremo. E la stufetta, anche lei ha fatto il suo lavoro, quindi è stata sicuramente una bella esperienza invernale che ha potuto fare anche Jessica, che non ha mai avuto modo di fare esperienze del genere, è sopravvissuta, sta bene ed è stata al caldo, quindi direi che il risultato È ottimale. complessivo è stato raggiunto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché il 90% di voi non sono iscritti, cioè, ma tu sei iscritto al canale? Tu non sei iscritto al canale? Sai che non lo Ma non ti so. vergogni? No. Cioè, no, non ti vergogni, vabbè. No. Mettetemi un like, Ma lasciate no. un commentino e niente. Un saluto. Cosa c'è? No, niente. No, parla. Se sono iscritta e invece. Che adesso mi hai detto non sei iscritta, non ti vergogni. Se invece, guarda caso, mi sono dimenticata, fossi iscritta ugualmente, cosa Non si deve succede? vergognare Ah, più. ok. In quel caso, per quel caso. Ah, ok. Un saluto da me, da Jessica e da Oliviero. No, Oliver no. Un saluto. Vabbè, No. alla prossima. Ciao a tutti.